A che età è giusto dare ai nostri bambini, ragazzi, adolescenti l'accesso a smartphone, tablet, computer? Le risposte non sono univoche, la scienza è divisa al riguardo. Ritengo però molto utili i suggerimenti dati dal neuropsichiatra infantile Serge Tisseron, consigli facilmente memorizzabili perché legati all'età dei bambini, ovvero 3, 6, 9, 12. Laddove 3 indica l'età minima perché ogni bambino sia esposto a qualsiasi schermo. Infatti, Serge Tisseron dice che prima dei 3 anni andrebbero evitati tutti gli schermi, anche la TV. Perché? Perché il bambino ha bisogno di costruire i suoi riferimenti spaziali e temporali nella realtà, facendo esperienze, manipolando. 6 indica l'età minima perché il bambino possa avere un tablet o una console personale, tablet e console personali che potranno essere dati, ma rispetto ai quali non va mai lasciato solo. Da 3 a 6 anni il bambino ha bisogno di scoprire tutte le sue possibilità sensoriali e manuali, ma magari riviverle attraverso gli schermi, sempre sotto la guida di un adulto. Internet dopo i 9 anni, mai prima, perché da 6 a 9 anni il bambino ha bisogno di scoprire le regole del gioco sociale. Infine, dopo i 12 anni, secondo Serge Tisseron, si può accedere ai social network. Ecco, in questo aspetto, in questo singolo aspetto, mi sentirei di suggerire di rimandare questa età a 13, 14, per chi è più bravo anche a 15 anni. Perché il bambino deve rendersi autonomo, come dice Serge Tisseron, dai suoi riferimenti familiari e deve imparare anche a rapportarsi con il mondo esterno, ma dobbiamo tenere anche presente che i principali social network non consentono l'iscrizione, se non forzando il sistema e mentendo sulla propria età anagrafica, prima dei 13 anni. Inoltre, suggerirei un piccolo consiglio per gli acquisti, un libro molto interessante, bello, non lunghissimo, ma fondato scientificamente, della professoressa Stefania Garassini, presidente AIART Milano, docente dell'Università Cattolica, che ha scritto Smartphone, 10 ragioni per non regalarlo alla prima comunione, tra parentesi, e magari neanche alla cresima. Sono 10 ragioni su cui veramente è importante soffermarsi, che ci aiutano a motivare l'acquisto dei dispositivi e a parlarne con i nostri figli e con i nostri ragazzi e a valutare caso per caso. Noi sappiamo che la maturità dei nostri figli e delle nostre figlie non avviene in contemporanea, quindi siamo noi a dover valutare quale può essere l'età più giusta.